Dunque, siamo in onda, siamo in diretta, sono le 23:24 in studio Massimo Bonella. Un saluto ai nostri ascoltatori di Radio Science TV per un'informazione importante. Purtroppo c'è stata una esplosione in un edificio, ci sono morti e feriti. Questo è successo a Catania. Allora, la notizia ci è arrivata proprio in questi minuti, si parla appunto di morti. Allora, vediamo di capire un attimo cosa è successo. Sono tre le vittime dell'esplosione che si è verificata in un edificio a Catania, in pieno centro, probabilmente provocata da una fuga di gas. Ecco, si ipotizza che la causa sia questa. Due vigili del fuoco sono morti e una terza persona è stata trovata carbonizzata. Si tratterebbe del titolare di una piccola officina di riparazione di bici. Altri due pompieri sono ricoverati in gravi condizioni all'ospedale Garibaldi. Illeso ma sotto shock il quinto componente della squadra travolta dalla deflagrazione. Secondo una prima ricostruzione, i vigili del fuoco erano intervenuti per togliere la porta, per tagliare la porta. Poi il violento boato. La procura di Catania adesso ha aperto un'inchiesta. E dunque, questa è un po' la notizia. Vediamo di capire meglio, diamo uno sguardo alla rassegna stampa e prendiamo la stampa.it, vediamo come riporta la notizia. Esplosione in un palazzo a Catania, tre morti, di cui due vigili del fuoco. Altri due pompieri sono in gravi condizioni in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. Vediamo di fare un sunto. Allora, almeno tre morti, di cui due vigili del fuoco. Questo è il primo bilancio dell'esplosione che si è verificata in una palazzina a Catania, in una piccola officina che ripara biciclette in via Sacchero, angolo via Garibaldi, nel quartiere Fortino. All'interno dell'immobile è stato trovato il corpo carbonizzato di un uomo, Giuseppe Longo, sessantenne, che viveva nella palazzina in affitto e che lavorava come venditore e riparatore di biciclette. Ad aver perso la vita sono Dario Ambiamonte di Catania e Giorgio Grammatico di Trapani, all'ospedale Garibaldi di Catania, dove sono stati trasportati due dei quattro pompieri rimasti coinvolti nella deflagrazione. Poi la notizia va avanti, siamo nella home page, ripeto, della stampa.it, dunque la notizia va avanti, dice secondo la prima ricostruzione sarebbe stato lo stesso inquilino a chiamare i vigili del fuoco per dare l'allarme su una presunta fuga di gas nella struttura che non ha il metano, ma usava bombole di gas GPL. Quindi vi lascio immaginare il GPL cosa è terribile, che razza di esplosione che provoca, e poi anche un fortissimo calore che esplosione. Ecco, arrivare sul posto è stata una squadra composta da cinque uomini. Da una prima versione dei fatti sembrava che gli uomini abbiano utilizzato un arnese per tagliare il catenaccio che chiudeva la serranda, innescando così l'esplosione. Una seconda versione più accreditata dice invece che i quattro pompieri sono stati investiti dall'esplosione appena giunti sul posto, ancora prima di iniziare l'intervento. I quattro uomini colpiti dalla deflagrazione sono stati trasportati in ospedale, dove due sono morti poco dopo per i traumi riportati. Un quinto, che sarebbe l'autista dell'autocarro, è rimasto illeso ed è stato allontanato sotto shock. E dunque ci sono delle ipotesi al vaglio degli investigatori. L'uomo carbonizzato sia svenuto per la fuga di gas in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Un'altra è che abbia tentato il suicidio. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta. Stiamo valutando il capo di imputazione, che potrebbe essere quello di disastro colposo o altro. È ancora presto, spiega il procuratore Carmelo Zuccaro, ma non escludiamo alcune ipotesi. Il questore Alberto Francini parla di tragedia e aggiunge: stiamo cercando di ricostruire ciò che è avvenuto con il lavoro della squadra mobile e della scientifica. Ancora è presto per dare una spiegazione. Il segretario generale del sindacato
con APO dei Vigili del Fuoco, Antonio Brizzi, ha espresso profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime dell'esplosione, auspicando nel contempo una pronta guarigione dei Vigili del Fuoco feriti. Questo è quanto è riportato nella homepage della stampa.it. Vi abbiamo dato quindi la notizia, poi abbiamo fatto questo breve approfondimento consultando questa rassegna stampa. Ripetiamo, c'è stata un'esplosione in un palazzo a Catania, ci sono 3 morti, di cui 2 vigili del fuoco. Alle 23:29 non c'è altro da aggiungere, chiuderei qui questa edizione straordinaria di RST Informa. Massimo, scusa, ti posso chiedere la linea un attimo per cortesia? Certo, come no, Rosario? Prego, la regia si riparte. Perché è una cosa che ci tengo tantissimo, insomma, dato che siamo andati con questa edizione straordinaria per questa vicenda, per quella che è accaduto e che ci rattrista tantissimo, ma c'è ancora un altro fatto che personalmente mi rattrista e mi rattrista da 365 giorni, perché sono 365 giorni che non c'è più Giulio Regeni. Il PM Zucca ha detto che i torturatori del G8 ai vertici della nostra polizia sono. Come possiamo noi chiedere a quelli dell'Egitto che ci diano i torturatori di Giulio Regeni? Dice, lo sforzo che chiediamo a un paese dittatoriale è uno sforzo che abbiamo dimostrato di non saper fare per vicende meno drammatiche. Proprio l'ha detto il sostituto procuratore generale Ligure, già giudice del processo sui fatti della Diaz, intervenendo allo stesso dibattito sulla difesa dei diritti internazionali, al quale hanno partecipato anche i genitori del ricercatore torturato e ucciso. Siamo stati abbandonati, ha detto la madre di Giulio Regeni. Quindi, come noi, paese Italia, chiediamo all'Egitto di farci dare i torturatori di Giulio Regeni, quando noi abbiamo i torturatori della polizia del G8 di Genova, che adesso sono tutti ai vertici della nostra polizia? Questa è la domanda che dobbiamo porci. Questa è la domanda che mi rattrista e penso che dovrebbe far rattristare tutto il popolo italiano. Quindi 365 giorni senza Giulio Regeni. Vogliamo la verità, ma vogliamo la verità anche sulla Diaz e vogliamo che chi ha sbagliato alla Diaz al G8 di Genova vada in galera. Grazie Massimo, ti ripasso la linea. Ok, perfetto. Io non posso che concordare a quello che ha aggiunto la regia centrale, in questo potremmo dire anche fuori programma. In effetti sono riflessioni più che giuste, più che valide, che io faccio. D'altronde noi riportiamo le notizie, questo è quanto stiamo constatando. E vorrei vedere se qualcuno avesse il coraggio di dire che non è così. Perché questo che in effetti stiamo fotografando e questa situazione qui, queste notizie qua, noi le giriamo agli ascoltatori, poi ognuno di loro tirerà le proprie conclusioni. C'è una nota, sì, cioè, per quanto riguarda il caso Regeni, dunque i genitori dicono siamo decisi ad andare avanti anche a piccoli passi, ha aggiunto Claudio il padre. Siamo arrivati a 9 nomi delle forze di polizia implicati, sottolinea la legale di famiglia Ballerini. Ecco, cioè, c'è questa situazione praticamente, anche con il caso Regeni, che va avanti, va avanti. Allora, siccome chi è agli alti vertici sicuramente sa come stanno le cose, come sono andate, eccetera. Vorrei dire 2 cose. La prima, che allora è bene che il governo italiano, lo Stato italiano, dica la verità una volta per tutte alla famiglia. Questo in primo, in assoluto. Secondo, a sapere che su questo pianeta ci sono dei personaggi, bestie, squalidi, che rovinano un ragazzo in quella maniera, come tutti abbiamo visto, c'è veramente da tenere le antenne molto alte. Si pensava che certe cose ormai fossero superate, di non parlare più di torture, di queste cose così veramente da malati di mente. E invece no, si ripetono. Quindi stiamo attenti, teniamo sempre le antenne alte perché ci sono personaggi che girano, sono
squallidi, che sono per arrivare a fare quello che hanno fatto a un Giulio Regeni, veramente questo ci fa preoccupare, perché, ripeto, ci sono personaggi, bestie, malati di mente, perché arrivare a quelle cose bisogna essere proprio anche malati di mente, ok? E quindi bisogna stare attenti, soprattutto oggi che stiamo ascoltando rumori di guerra a livello mondiale. Ecco, neanche al tempo, quando c'era la guerra in Kosovo, la guerra in Iraq, quelle, le chiamo io, prove tecniche di trasmissione che facevano gli americani, la NATO, eccetera, non si sentiva, non si sentivano riferimenti a eventuali no, minacce di tipo nucleare. Oggi le sentiamo per la prima volta. E quindi stiamo attenti, stiamo veramente attenti, c'è, non c'è più il pensiero oggi di arrivare a fine mese, i problemi giornalieri, c'è anche purtroppo quest'altro pensiero che è ben più, più grave. Perché qua questi personaggi, se credono di fare un conflitto internazionale usando ordigni atomici, ok, mettono in repentaglio la vita di tutta l'umanità. Ecco, quindi questa è la situazione che io vorrei appunto mettere sotto i riflettori, lanciare questa, questo grido di preoccupazione, perché purtroppo è questo che stiamo registrando, che stiamo fotografando noi giornalisti, ecco, di sta. Rosario, volevi aggiungere qualcosa, visto che siamo ormai... No, volevo aggiungere un'altra cosa, perché in Italia ci sono tanti casi che non trovano risposte. Volevo anche aggiungere il caso del processo Cucchi, perché ho letto oggi sul Fatto Quotidiano che il teste ha detto testualmente al processo: era gonfio come una zampogna, mi disse che i carabinieri si erano divertiti. Questo lo ha raccontato in aula Luigi Lainà, che è stata ascoltata al processo sul caso del giovane che è morto il 22 ottobre 2009 all'ospedale Sandro Pertini di Roma. Al processo ci sono 5 carabinieri. Nell'articolo si legge che era gonfio come una zampogna, aveva ematomi sul viso e sugli zigomi, era viola, perdeva sangue da un orecchio, non parlava bene, non riusciva neanche a deglutire. Quando gli ho visto la schiena sembrava uno scheletro, un cane bastonato, roba che neanche ad Auschwitz, dice Luigi Lainà, ascoltato oggi al processo bis sul caso di Stefano Cucchi, morto il 22 ottobre del 2009 all'ospedale Sandro Pertini di Roma. Il teste ha detto, mi disse che un altro carabiniere in divisa gli disse di smettere. E per questo ci sono 3 carabinieri a processo in questa vicenda: Alessio Di Bernardo, Raffaele D'Alessandro e Francesco Tedesco. Sono accusati di omicidio preterintenzionale e di abuso di autorità. Massimo, con questo chiudiamo, perché purtroppo abbiamo dato troppi dispiaceri ai nostri ascoltatori, perché questa è l'amara realtà della nostra vita. Siamo esseri umani. Molte volte gli animali si comportano meglio. Beh, io posso, guarda, su questo non c'è che dire, ma basta vedere l'uomo scendendo un attimo, no? Cioè le atrocità contro i propri simili, per non parlare delle atrocità che fa sugli animali, in che modo che li fa, che basti vedere cosa avviene ad esempio in quegli ambienti, li accenno solamente della vivisezione, non sto a dirvi cosa succede, perché altrimenti, allora io per primo non dormirei stanotte, perché mi è successo a volte per sbaglio di vedere delle immagini e devo dire che sono stato male dei giorni interi. Poi vabbè, uno è più o meno sensibile, però insomma questo fa capire che razza di atrocità che vengono inflitte così senza motivo. Ecco, quindi e che esistano personaggi su sta terra che si comportano in questo modo di fronte a degli amici, perché gli animali sono degli amici che se tu li tratti bene non ti fanno male, anzi sono qui per aiutarti semmai a allietare il pianeta, addirittura a tenerlo più pulito dagli insetti, vedi il discorso per quanto riguarda i volatili eccetera, no, che ci sono i cacciatori che vanno così per divertimento a spararli, insomma, no? Ecco, dico una cosa solo. Allora, tu hai concluso in quel modo, io concludo in quest'altra maniera. Questi personaggi qua, ogni volta che escono di casa
che vanno a fare, non so, le spese, vanno al centro commerciale e che per sbaglio incontrano qualche animalino che li attraversa la strada o che lo vedono, non so, dentro in qualche macchina perché con i suoi padroncini o che lo vedono in qualche parco che corre, insomma, un gatto, un cane, eccetera. Ecco, io vorrei essere chiaro su questo. Questi personaggi devono in quel momento preciso vergognarsi di se stessi. E ripeto, quei personaggi lì devono in quel momento ben preciso vergognarsi di se stessi. Ecco. Questi sono gli assassini della vita che distruggono l'ambiente, l'ecosistema, gli animali, inquinano l'acqua, perché poi da qui possiamo estendere purtroppo. Ecco. Quindi io mi domando come potrà andare avanti un pianeta gestito da queste teste. Questo purtroppo stiamo fotografando e non ci inventiamo niente assolutamente. Noi come emittente prendiamo le notizie e ve le portiamo lì, ve le sottolineiamo al massimo come stiamo facendo adesso, ma questi sono i dati di fatto, né più e né meno. 23:40 scattate in questo momento. Rosario, noi ci congediamo dei nostri ascoltatori, chiudiamo qui. Chiudiamo qui questa edizione straordinaria, Massimo. Sì, partita dalla gravissima esplosione che si è verificata a Catania, ci sono dei morti, avete sentito, tra i vigili del fuoco, e niente, chiudiamo qui, vi lasciamo sintonizzati con i nostri programmi. Come sapete, Radio Science trasmette un po' di musica che ha, diciamo, il fine di far da ponte, cioè da un programma di approfondimento ad un altro, e sarà sempre più perfezionato questo tipo di palinsesto, insomma un punto di riferimento per tutti i nostri ascoltatori. Naturalmente noi ci rivolgiamo agli ascoltatori che rappresentano quella che è la società civile, perché ci sono anche delle persone, per fortuna, a questo mondo, e sono tante, buone, che hanno tutte le buone intenzioni, che sono per il rispetto della vita. Ecco, noi ci rivolgiamo in primis a queste persone, che sia, ecco, ben chiaro. Bene, allora chiudiamo qui, grazie per averci seguito. Vi ricordo, Radio Science TV è linea diretta con informazione. Buonasera e buonanotte. Buonanotte.